A dicembre è morto mio marito di 5 anni fa e dopo 4 anni sono andata dal sindaco e gli ho chiesto se gentilmente se poteva fare una tettoia. Siamo nel cimitero di Musano di Trevignano. I loculi nell'ex cappelletta del Camposanto sono sprovvisti di una copertura che consenta un po' di riparo a chi, come Paola, vuole fermarsi a dire una preghiera davanti alla sepoltura del proprio caro. Una richiesta semplice, quella della signora, che però, nonostante i ripetuti rinnovi dell'appello, non ha avuto seguito. L'ultima risposta, avuta dall'amministrazione comunale, racconta la vedova, risale allo scorso autunno. Guarda, fasemo, però bisogna veda. E comunque entro a fine anno, che sarebbe stato l'anno scorso, dovremmo fare perché sennò perdiamo i soldi. Siamo a metà maggio di un anno dopo, i soldi, boh, non si sa dove che sia finiti, quindi mi adesso chiedo gentilmente se può avere questa tettoia è un po' di marciapiede perché l'ultima pioggia che ha fatto l'acqua arrivava fino a qua. Per mettergli un fiore a mio marito ho dovuto togliermi le scarpe. Una tettoia che assicurerebbe anche una maggior protezione ai fiori, con conseguente maggior decoro dei Si loculi. rovina col vento, con la pioggia che batte. O te li metti di plastica perché sia sempre un fiore, un segno, e se no bisogna che te venga da parte tutti i giorni, comunque, però è giusto che sia curato.